chiarificate in microfiltrazione per togliere tutto ciò che è in sospensione. Opzionalmente si può fare un'ultrafiltrazione per togliere le macromolecole. Dopodiché le acque di vegetazione chiarificate sono concentrate in osmosi inversa e avremo il nostro concentrato che conterrà polifenoli, sali, zuccheri, molecole a basso peso molecolare. Questa frazione qui già può essere utilizzata per far crescere la spirulina. Opzionalmente, visto che i polifenoli comunque hanno un loro mercato di interesse, si può provare a separare i polifenoli dal contenuto salino per utilizzare eventualmente i sali per la crescita della spirulina e i polifenoli per il loro, diciamo, mercato nel settore alimentare, cosmetico o farmaceutico. Eventualmente questa separazione si può fare con varie tecnologie. Noi naturalmente, che lavoriamo con le tecnologie di membrana, ci sentiamo di proporre l'elettrodialisi. L'elettrodialisi è un altro sistema di filtrazione tangenziale a membrana, un pochettino più complesso degli altri, in quanto utilizza delle membrane cariche per svolgere le loro separazioni, utilizza membrane cariche in un campo elettrico. Come funziona? Sarò velocissimo, però se questa è una matrice, diciamo, di elettrodialisi, noi abbiamo tutta una serie di membrane alternate, una carica positivamente e una carica negativamente. In questi canali dove verde chiaro, diciamo, scorre la matrice che devi demineralizzare, quindi nel nostro caso le acque di vegetazione, dalle quali bisogna togliere i sali, mentre negli altri canali, questi con la freccia blu, scorre una soluzione che si andrà ad arricchire nei sali. Allora, cosa succede? Qui abbiamo un campo elettrico, anodo e catodo. Se noi abbiamo la nostra matrice che scorre qui, le acque di vegetazione, ad esempio abbiamo i cloruri che sono carichi negativamente, andranno verso l'anodo nel campo elettrico, che è carico positivamente. Allora, la prima membrana anionica, che è carica positivamente, la attraversa. Poi invece incontrano una membrana cationica che carica negativamente e qui vengono respinti. Quindi da qui praticamente finiscono qui e vengono respinti e rimangono qua. Mentre i cationi, che sono carichi positivamente, scorrono verso il catodo dall'altra parte, attraverseranno la membrana cationica carica negativamente e vengono respinti invece dalla membrana carica positivamente. Praticamente in questa maniera i sali migrano dalla componente, cioè dai canali contenenti la frazione da demineralizzare, migrano nel canale contenente la soluzione che si andrà ad arricchire nei sali. Raccogliendo queste frazioni separatamente, noi praticamente abbiamo demineralizzato le acque di vegetazione e così abbiamo separato i sali dai polifenoli. Ah, sono arrivato alla fine e c'è per cercare, diciamo, di concretizzare la proposta Enea. Ho voluto riportare qui quelle, diciamo, che sono secondo me le fasi indispensabili per poi arrivare alla realizzazione, all'industrializzazione e quindi alla concretizzazione della proposta. Principalmente sono tre le fasi, diciamo, la fase di investimento, la fase di realizzazione dell'impianto e la fase di commercializzazione dei prodotti, che è ultima, però in realtà forse è anche la prima che si dovrebbe considerare. Investimento, vabbè, è inevitabile, del resto tutto si fa dietro un investimento che può essere privato o comunque all'interno di un finanziamento pubblico. Dopodiché ci sta una fase in cui l'Enea può dare il suo contributo ed è quello, diciamo, dello sviluppo precompetitivo, comunque dello sviluppo preindustriale. Enea ha tutta una serie di impianti pilota che comunque, diciamo, eventualmente possono essere anche utilizzati per arrivare a questo trasferimento tecnologico. Enea può dare un contributo nel fornire i dati necessari per la progettazione di un impianto industriale. Eventualmente si può trovare anche un accordo brevettuale per l'utilizzo del brevetto Enea, perché il processo, diciamo, è stato brevettato a livello internazionale. Può dare un contributo nelle fasi di collaudo, gestione, avviamento degli impianti ed eventualmente anche una fase, diciamo, di formazione del personale che andrà ad operare sugli impianti.
Poi c'è la fase di realizzazione dell'impianto vero e proprio, ci sono tante ditte sia a livello internazionale ma anche a livello italiano che ormai realizzano impianti a membrana, in quanto seppur sembri una tecnologia particolarmente complessa, è una tecnologia che viene ormai utilizzata in tanti settori, ma anche nel settore agroalimentare ormai da decenni. Basti pensare, se vogliamo, all'acqua potabile nei paesi del Golfo, viene fatta tutta con tecnologie di membrana, in particolare con l'osmosi inversa. Oppure nel settore enologico si usa tantissimo le tecnologie di membrane per concentrare il mosto o per togliere l'alcol dal vino, o nel settore della birra, dei succhi di frutti per la chiarifica, tutte tecnologie di membrana. Nel settore lattiero caseario neanche a parlarne. E quindi diciamo sono tecnologie mature, esistono tante ditte perfettamente in grado di realizzare impianti. Infine diciamo i prodotti possono essere tanti, per cui diciamo qui ci serve lo sforzo imprenditoriale nel scegliere che tipo di prodotto si vuole puntare e lo sforzo imprenditoriale per poi introdurli nel mercato. Sono naturalmente prodotti che potenzialmente hanno un grosso ritorno economico, però comunque bisogna trovare la loro commercializzazione. Questo qui è un pochettino il tutto. Poi adesso, dopo, non so se il prossimo intervento dopo, si vedrà bene come far crescere appunto la spirulina. Grazie al dottor Russo per l'efficacia e l'efficienza, complimenti. E passiamo quindi dalla prima fase della nostra filiera, ci avviciniamo al prodotto finito, come dicevamo, agli sforzi per commercializzare questo prodotto, però prima passiamo a parola all'ingegner Moglie che ci spiega un po' come utilizzare questi fertilizzanti, queste materie prime molto importanti per la crescita della spirulina, quindi ci avviciniamo al cuore del nostro progetto, lo sviluppo di impianti per la produzione di spirulina. Prego Matteo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dunque, io rappresento, sono uno dei fondatori di GreenTech, che è uno spin-off accademico dell'Università Politecnica delle Marche, quindi siamo cugini all'Enea, però abbiamo obiettivi differenti. Uno è creare know-how, quindi brevetti, pubblicazioni, il nostro è portare sul mercato, quindi siamo un po' in una via di mezzo, sfruttare l'innovazione e creare uno sviluppo economico a partire da questa innovazione. Noi nasciamo nel 2013, nasciamo con una compagine sociale prettamente ingegneristica, con due linee di business principali. Una è il Solar Ice Maker, che adesso poi dopo un po' vi spiegherò, e l'altra è l'utilizzo delle microalghe nel 2013 partivamo più che altro per la produzione di biocombustibili, fino ad arrivare alla compagine attuale di oggi, che siamo più di 13 soci, dove abbiamo un consiglio di amministrazione in cui sono il presidente, un altro ingegnere, Giovanni Ciriachi, è un altro ricercatore dell'Università Politecnica delle Marche, e ultimamente a febbraio è entrato un investitore privato con competenze gestionali aziende, perché il bagaglio culturale è sempre stato esatto. Un nostro amico esatto. E poi comunque, come si vede la compagine sociale, è lo spin-off è ricco di figure tecniche ma non di gestione, quindi ultimamente a febbraio è entrato un direttore finanziario di gruppi industriali come le officine Maccaferri, che quindi conosce e sa gestire un'azienda, e quello che a noi serviva fondamentalmente. Poi siamo organizzati con un advisory board dove sono presenti praticamente quasi tutti i professori che sono soci dell'università, e abbiamo ingegneri, agronomi aziendali, biologi, economisti agrari. In più, inoltre, in fondo abbiamo delle figure un po' più pratiche mi aiutano tutti i giorni, ci aiutano nello sviluppo dell'idea imprenditoriale di GreenTech, che sono
rappresentanti Francesco Alberti, Duilio Guetti, un altro socio ingegner fattore, e poi abbiamo una dottoranda all'interno della che abbiamo contribuito nel suo percorso dottorato, che è la dottoressa Paola Rosati, che è un economista. Adesso spiego un attimo quali sono le nostre linee business e come siamo un po' nati, anche per far capire, no, la nostra storia. Noi siamo partiti con le due linee business. La prima era questa qui, il Solaris Maker, e nell'idea principale nostra è quella di fornire un sistema per avviare la catena del freddo, con se faccio i vaccini in particolare, nei paesi remoti. Questo non ha bisogno né di fotovoltaico né di nessun'altra fonte di energia classica, ma con un pannello tipo un solare termico modificato riesce a generare freddo, quindi con un box frigo, ed era pensato per partire con una piccola catena del freddo in paesi remoti. L'altro invece su cui parleremo oggi, perché è quello che sta prendendo un po' più piede all'interno della società, è lo sfruttamento delle microalghe. Io ho seguito tutto il mio dottorato sull'ottimizzazione del processo di produzione di biodiesel da olio semplice da sole. Poi negli anni 2006 c'è stato tutto lo scandalo delle competizioni di colture food e non food. Quindi ci siamo spostati su altre colture che non andassero a competere con il food per ottenere materie prime per i biocombustibili. E il candidato ideale sono state le microalghe, perché comunque facendo fotosintesi e riutilizzando materiali di risulta, nitrati, fosfati e anidride carbonica, riuscivano a produrre le prime. Però chiaramente il ritorno economico per un'azienda sui biocombustibili è un'utopia. È già un'utopia con le colture tradizionali, con le alghe è un'utopia all'ennesima potenza, perché per produrre un solo chilo di biocombustibili sono necessari $200, quando al mercato il biocombustibile lo trovi a 20 centesimi. Quindi non ci siamo. Non può essere utilizzata questa biomassa per fare biocombustibili. Allora l'idea nostra è stato quello di sfruttare queste microalghe, ma per scopi più elevati, perché le alghe possono essere utilizzate non solo per la produzione di lipidi, ma già da sole sono dei microorganismi che sintetizzano tutta una serie di composti che hanno uno spettro di utilizzo che vanno feed come mangime animale, fino a integratore alimentare per alimentazione umana, fino a composti di interesse farmaceutico, quindi molecole a valore aggiunto elevato e che garantiscono in prospettiva un ritorno economico per chi si cimenta nell'impresa. Chiaramente però bisogna crescerle queste alghe, per crescere abbiamo bisogno di nutrienti. Quello del sole e l'anidride carbonica non ci sono problemi, ce l'abbiamo, anzi l'anidride carbonica in aria sta aumentando, quindi noi saremo una tecnologia per cui possiamo assorbire CO2 dall'aria, però hanno bisogno di nitrati e fosfati, quelli che in tutti i processi produttivi, anche il semplice fatto andare al bagno, abbiamo bisogno di gestire quello stream, perché ha un impatto ambientale notevole, quindi è per noi problematico e dobbiamo limitarne l'emissione in acqua. Quindi le alghe prendono quella stream, quel nitrato e fosfato, e lo possono riutilizzare per crescere, per sintetizzare i composti più utili poi dopo successivamente. Quindi con questo progetto in testa, quindi di bioraffineria, abbiamo iniziato a seguire un percorso di prima pianificazione e di uno sviluppo economico, quindi un business plan, se la questione stava in piedi. Ci siamo accorti che le possibilità c'erano, e abbiamo già presentato un primo progetto europeo, la Comunità Europea, lo Smistro, in fase 1, in cui sviluppavano lo sviluppo di questo business plan. Abbiamo vinto su una selezione di più di 3.000 progetti in tutta Europa,
e abbiamo fatto abbiamo iniziato a studiare la fattibilità economica di questa attività. Siamo andati avanti, questo abbiamo preso un buon finanziamento, non è necessario, non 50.000 euro, quindi soltanto per analisi economica, però ha iniziato a gettare le basi per studiare e per trovare un modo per sviluppare e creare una filiera sulle microalghe. Quindi nel tempo abbiamo conosciuto la tecnologia Enea per il trattamento delle acque vegetazioni. Io in primis conoscevo il problema delle acque vegetazioni perché ogni anno siamo nelle Marche, quindi tutti abbiamo gli olivi e raccogliamo le olive nella stagione delle olive ed era chiaro che c'è questo problema, quindi queste acque vegetazioni vanno smaltite. Studiando un po' la letteratura, studiando, cercando di capire come sono costituite quelle acque vegetazioni, abbiamo scoperto una tecnica per tirar fuori i fertilizzanti, quindi idrati fosfati per le alghe, e siamo andati dietro a questa idea di produrre microalghe a partire da un refluo delle produzioni agroalimentari marchigiane, perché comunque il frantoio è Recanati, io sono di Recanati, ne ho 4, e quindi è già possibile già a Recanati sviluppare quell'idea lì. Però chiaramente poi dopo ci siamo specializzati, abbiamo visto dove potevamo andare a produrre e cosa proporre al mercato, e l'idea è stata quella di produrre spirulina, che è una microalga particolare che è ricca, che poi dopo magari con la nutrizionista approfondirà meglio tutti gli aspetti, però è ricca, è già presente nel mercato, è ricca di proteine e tutte le vitamine tranne la vitamina C, e soprattutto volevamo produrla in maniera biologica, quindi abbiamo cercato tutti gli attori del biologico e nelle Marche, cercando un attimo, sfruttando anche le competenze dei soci che avevamo in azienda, abbiamo trovato il partenariato che oggi un po' mostra il progetto, partendo sempre nella logica di avere un qualcosa di marchigiano nostro e radicato nel nostro territorio, che poi dopo l'idea può essere esportata a tutte le altre regioni, soprattutto quelle del sud dell'Italia, dove abbiamo la più grande produzione di olio d'oliva. Questo dovrebbe essere una cosa interessante per noi. Quindi siamo andati avanti, abbiamo presentato la fase 2, il progetto alla fase 2, sempre la Comunità Europea. In questa fase non ci hanno finanziato, però ci hanno rilasciato un seal of excellence, cioè un attestato che il nostro progetto è un progetto che ha un elevato contenuto tecnico e qualitativo. Per considerare, nella regione Marche, di tutti quelli che hanno presentato i progetti nella fase 2, soltanto 4 hanno ricevuto questo seal of excellence, proprio a dimostrare che il progetto ha fondamento tecnico, scientifico e pratico, ed è possibile riscontrare anche un'applicazione economica nel mercato. Quindi il problema l'ha raccontato tantissimo Claudio, io non mi soffermo. Quello che voglio un attimo far capire è cosa noi prendiamo di quelle acque vegetazioni. Noi non produciamo spirulina facendo crescere spirulina direttamente con le acque vegetazioni, noi prendiamo una stream, soltanto una parte, che è quella purificata, che sono i nitrati fosfati e in cui troveremo anche polifenoli eventualmente, e li andremo a produrre in sistemi chiusi, in fotoreattori chiusi. I sistemi di cultura delle alghe attualmente sono di due tipi: sistemi aperti, quindi immaginate delle piscine da alte 10 cm all'aperto con un telo impermeabilizzante sotto, in cui si aggiungono l'inoculo di spirulina, che altro che non è come il classico seme di una pianta terrestre, e tutto il terreno culturale, quindi nitrati e fosfati necessari per la loro crescita. Però oppure i sistemi chiusi, che sono come quello in fotografia, che non sono altro che dei tubi di vario diametro all'interno del quale avviene lo stesso processo. Però qual è la differenza tra i due? Che nell'open pond lì la coltura è
sottoposta a tutti gli agenti chimici e batteriologici, quindi qualsiasi animale può entrare dentro e qualsiasi batterio può entrare dentro. Nel sistema chiuso, nel nostro caso, non abbiamo questo problema perché chiudiamo tutto, non entra niente, al massimo esce aria perché noi dobbiamo tirar fuori l'ossigeno che viene prodotto durante la fotosintesi. Qual è la differenza nella produzione? Che la nostra biomassa ha un grado di qualità enormemente maggiore rispetto a quello all'aperto, perché innanzitutto c'è un telo in plastica che va a fare da impermeabilizzante, quindi questo può trasmettere nella biomassa tutti i composti polimerici o plastiche che eventualmente possono disperdersi, mentre nel nostro caso utilizziamo tubi in vetro e quindi tutto materiale quasi pharma grade, per avere proprio quindi questa produzione di qualità, e anche in climi tipo oggi riusciamo a garantire una produzione, mentre in open pond all'aperto non riusciamo a controllare la variabile temperatura e quindi la spirulina potrebbe non crescere o potrebbe morire. Stiamo costruendo il nostro impianto per fine anno, in massimo inizio gennaio 2018 saremo in fase di produzione. Il nostro impianto è un piccolo, è una via di mezzo tra il pilota e l'industriale, e nel nostro stabilimento noi lavoreremo al chiuso, quindi in un capannone. Abbiamo diviso il capannone in quattro, stiamo completando il primo quarto, quindi per darvi anche l'idea della modularità della produzione. Il nostro sistema è un sistema dal volume di 24 metri cubi e può produrre fino in questo primo quarto tra le 2 e le 5 tonnellate di spirulina. Okay? Giornalmente questa è una produzione giornaliera, quindi una volta avviato e fatto lo scale up è possibile raccogliere una parte della spirulina prodotta giornalmente, raccolta, essiccata e preparata per poi dopo tutte le applicazioni successive. Si può arrivare alla polvere o si può arrivare alla compressa nel caso viene utilizzata come integratore alimentare. L'utilizzo della spirulina o delle microalghe in generale, come vi dicevo, è molto elevato. Si va dal food, mangimistica, integratori alimentari, composti farmaceutici, fino a prodotti cosmetici. Quindi le applicazioni sono le più disparate per quanto riguarda l'utilizzo della biomassa. Le microalghe in quanto tali possono essere utilizzate, come vi dicevo, invece per la produzione di biocombustibili, fertilizzanti, perché nel caso in cui abbiamo una stream tipo quella dei rifiuti, immaginate gli scarichi residenziali, non possiamo utilizzarli per la produzione di food, però possiamo comunque utilizzare le microalghe per trattare quel rifiuto. Però la biomassa che andiamo a tirar fuori può essere utilizzata per altre cose, tipo come fertilizzanti o altre applicazioni. Queste un po' le applicazioni che noi pensiamo per la spirulina. Trovate le barrette energetiche, tutti i prodotti a forno, la pasta, i dolci, i succhi. Le applicazioni sono veramente tante e ci si può sbizzarrire su questo. Per farvi capire il mercato, qui adesso queste sono due brevi slide per farvi capire la potenzialità del progetto. Attualmente nella comunità europea sono previsti come l'utilizzo di microalghe, che è considerato come un novel food, quindi un qualcosa di molto particolare. Attualmente ne sono autorizzate 6 specie. La spirulina è quella che cuba il 40% del mercato delle microalghe in Europa, e annualmente se ne consumano in Europa soltanto in spirulina 3.000 tonnellate all'anno, che vengono tutte importate dal sud-est asiatico o dall'America. Okay? Quindi non abbiamo produzione europea. Okay? Poi oltre alla spirulina c'è la clorella, la dunaliella e un'altra specie che si chiama Hematococcus pluvialis, da cui si ottiene un carotenoide chiamata astaxantina, che anche questo è un carotenoide e quindi si porta dietro tutta una serie di benefici particolari. Questo per farvi capire il mercato delle microalghe in Europa. Allora, è presente, è vasto,
però fondamentalmente tutto quello che abbiamo in Europa viene dall'estero. Noi ricopriamo sì e no il 5% di quello che è prodotto in Europa, che è consumato in Europa. Mentre abbiamo, se vedete la questione invece delle acque di esitazione, tra la Grecia, Spagna e l'Italia abbiamo quasi il 45% di produzione di acque di esitazione nella fascia del Mediterraneo. Quindi questo cosa vuol dire? Che utilizzando quel reflo nella nostra fascia climatica, nelle nostre regioni, potremmo andare a sviluppare una produzione spirulina che possa essere utilizzata nel mercato europeo piuttosto che importarlo direttamente dalla Cina. Differenza tra la nostra spirulina che noi proponiamo e i nostri competitor, la Sayanotech e Hawaiiana, la Febico, se non ricordo male, è cinese o comunque sempre sud-est asiatico, vedete che biologico praticamente lo garantiamo noi e quella cinese, però sappiamo sempre qual è il problema del biologico cinese. È naturale, e vabbè, questo ce l'abbiamo tutti. La nostra sarebbe ricca in polifenoli, e la differenza rispetto ai competitor esteri è che noi andiamo a produrre in un sistema chiuso, mentre loro producono in sistema aperto. Quindi con ampissime differenze sulla qualità della biomassa che noi andiamo a produrre, okay? Sfruttando quelle che sono invece le possibili occasioni che ci garantiscono la filiera marchigiana di invece di andare a comprare le materie prime, averle in casa e valorizzare le materie prime di un nostro collega agricoltore che produce, ad esempio, andando a battere il suo costo per lo smaltimento e noi ricavare una materia prima di qualità. Questa è un po' l'idea della nostra filiera, tant'è che questo ci ha portato, grazie alla Terra al Cielo, poi l'utilizzo della produzione di pasta alla spirulina, di cui abbiamo fatto un test, siamo andati a Biofac, e ha attirato l'attenzione di parecchi distributori, dai buyers, esatto. Io la chiudo qua, perché così almeno dopo, se abbiamo domande, possiamo parlare. Grazie Matteo. Prima di passare la parola a Bruno, volevo rimarcare quello che Matteo ha ampiamente detto durante il corso della sua presentazione, il fatto che la spirulina è un prodotto a questo punto locale, prodotto a livello marchigiano nazionale. Noi abbiamo, durante il nostro studio di fattibilità come Università Politecnica delle Marche, fatto indagini di mercato ed effettivamente sul mercato ci sono tanti prodotti a base di spirulina, tra cui anche la pasta. Il punto è che nessuno di questi è, quando andate a vedere il marchetto UE non UE, nessuno è meno che meno italiano, ma nemmeno UE, e quindi questo ci apre molti dubbi, perché un sistema open pond di produzione di spirulina, open pond, che ci arriva da paesi che conosciamo poco circa le loro tecnologie di produzione, insomma, ci desta qualche perplessità, e questo si sposa, diciamo, con l'approccio della cooperativa, produrre appunto un prodotto che abbia delle basi radicate sul territorio. Approfitto per salutare Luana Piepedrone, scusi, assessore del comune di Senigallia, che poi ci dirà qualcosa al termine della giornata, perché insomma Bruno mi diceva che anche Senigallia è interessata, diciamo, ad ospitarci per un eventuale convegno su queste tematiche. Bruno, ci racconti un po' come si è sviluppato anche il prototipo della pasta e quali sono le prime risposte del mercato, prime sentiment. Ma secondo me vuole un finanziamento maggiore per comprare una nuova. Veramente ero partito un giorno per comprarla, poi mi sono perso. Questa è una negligenza nostra. No, innanzitutto buongiorno a tutti. E la cosa per noi sicuramente molto interessante, di fatto dobbiamo ringraziare la Regione che ha approvato il progetto, l'Università, no, con Green Tech, e siamo addirittura d'arrivo, quindi no, già noi avevamo fatto questo prototipo. E è chiaro che in questo momento, a parte, c'è fame proprio, c'è bisogno di prodotti
no, innovativi e funzionali, no? Questo poi va incontro alla grande crescita dei vegani, no? Quindi i vegani hanno mancanza, no? Hanno bisogno proprio di un apporto proteico importante. Questo è un prodotto che va incontro a questo mercato che è in forte crescita. E soprattutto ci sposa bene con la nostra filosofia, con la nostra filiera, io dico sempre, no? Perché ormai il biologico, sapete che qua, io non mi stanco mai di dirlo, ma sta crescendo tanto, va benissimo, ma puntini, 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 anzi andiamo a vedere quanto di veramente biologico c'è, è un bel problema. Quindi noi, ecco, portiamo avanti la filiera. E adesso oggi tutti ne parlano, ma noi da 37 anni, ormai io ne ho visto delle cotte di crude, perché da 40 anni che sono nel settore del biologico, quindi potete immaginare, bene o male, le ho viste tutte passare, no? Noi la filiera l'abbiamo sempre fatta e oggi parlano tutti di filiera, ma non sanno cos'è la filiera. Non sanno che noi abbiamo programmato le semine per i raccolti 2018 e non sanno che noi facciamo un programma dal agosto 2018 fino a luglio 2019, no, una programmazione di vendite per fare, no, la programmazione delle semine. Ma quanti ce ne sono che fanno così? Ditemelo, ce ne sono. E quindi le variabili sono tante, le variabili climatiche, perché magari un anno c'è un ottimo raccolto e diciamo purtroppo, per fortuna, non lo so, è due anni che siamo strapieni di farlo dopo tre anni di mancanza, no? Quindi capite, no? La difficoltà. Quindi questo si sposa molto bene con la filosofia della filiera e del vero biologico, perché noi col biologico dobbiamo dare, io dico sempre, tre risposte, no? Una ambientale, quindi è importante, è fondamentale finanziare, no, le aziende biologiche, che però devono arricchire il terreno, devono apportare sostanza organica, perché ogni punto di aumento di sostanza organica all'interno del terreno, quanta CO2 immagazziniamo? Tantissima, se non sbaglio, 7 tonnellate, se non ricordo male, no? È una cosa, e quindi diamo una risposta al cambiamento climatico, perché intrappoliamo la CO2 nel terreno e immettiamo ossigeno nell'aria, quello che ci vuole, no? E in più è l'erosione del suolo, per carità, ne parliamo. E in più diciamo aumentiamo la biodiversità, perché nel biologico si aumenta la biodiversità, ma soprattutto facciamo dei prodotti che nutrono. E torniamo al discorso adesso della spirulina, no? Io adesso qui stamattina non sto a mandare delle slide, no? Ma ricerche che purtroppo non si fanno in Italia, ma si fanno in Germania, si fanno in Inghilterra, si fanno negli Stati Uniti, fa vedere che dagli anni 50 ad oggi la perdita del contenuto nutrizionale dei prodotti è spaventosa nel convenzionale, non parlo del biologico, no? Ma roba del calcio al 70%, il ferro all'80%, cioè la vitamina C è sparita tutto. Quindi allora, attenzione, io torno sempre, no, al problema dei costi, perché tutti quanti arrivano e dicono il biologico costa troppo. Ma se tu te devi nutrire con quel prodotto lì, te devi mangiare 4 volte di più, anche se costa pochissimo, alla fine ti costa di più, oltre tutti i danni, no, ambientali, no, sanitari. Quindi ecco, questo è un progetto che veramente si sposa perfettamente. Io dico andiamo avanti velocemente, perché qualcuno sta arrivando già con la spirulina, quindi noi dobbiamo essere i primi. E un'altra cosa che mi ero segnato e poi la chiudo, mi piace dire che siamo tra i primi, io penso che siamo tra i primi in Italia a avere la filiera certificata. Noi abbiamo concluso l'iter una settimana fa, ci manca la carta che ci arriva, no? Che ci arriva la carta e poi possiamo applicarla sulle etichette, su qualsiasi, no? Io penso, correggimi se sbaglio Francesco, ma siamo tra i primi in Italia a avere la filiera tracciata certificata. E quindi ecco questo, no? E quindi qui con la spirulina proprio è perfetta, addirittura nelle Marche possiamo dire, no? Che è una non italiana, marchigiana. Quindi ecco, andiamo avanti e grazie a tutti. Andiamo ora agli aspetti nutrizionali, prego Renata Leva. Abbiamo avuto occasione di ospitare Renata per altri incontri legati alla nutrizione, l'importanza dei cibi sani ed equilibrati per la dieta. Anche un'entrata.
Grazie.